Allora, Marianna Lubrano Lavadera. Lavadera, appunto, come diceva in questo caso Nino Frassica, l'accento non si azzecca mai. Ben arrivata, buongiorno, buongiorno e ben trovata. Allora, ha riempito il nostro studio di cose molto singolari, molto particolari, molto belle. Mia di Via di Ripetta a Roma è un negozio di arredamento, di design, che ci racconta in questo caso, possiamo dire, 10 modi diversi di usare le lampadine? Sì, una maniera diversa di utilizzarle nello spazio. Chi di noi nell'arco del, diciamo, dei nostri spostamenti, traslochi, non ha avuto una lampadina pendente per mesi e mesi in attesa del lampadario Se della vuoi, propria vita? Se vuoi le mie, ma insomma... Esatto. Ecco, quindi, sì, no, questo credo valga per tutti, no? Avete lampadine pendenti? Mandateci delle mail, così ci contiamo, più siamo, meglio stiamo. Assolutamente. Cosa facciamo con queste lampadine? E quindi, lampadine? Ecco, insomma, l'idea era di portare dei modi, di raccontare dei modi carini, economici, divertenti per diciamo valorizzare anche una semplice lampadina, ecco, nell'attesa del lampadario poi scelto, della luce, insomma, definitiva. Lampadine a basso consumo di design, lampadine con carta da forno, lampadine con ritagli di carta, lampadine, ma quelle sono delle, allora, ali di uccello? Sì, questa è una cosa per esempio molto carina, è un oggetto di un designer olandese che serve, che viene utilizzato esattamente proprio sulla lampadina, la classica lampadina pendente, come ad esempio ne prendo una a casa. Allora, io le faccio da soffitto e le tengo la lampadina pendente. Esatto. Beh, intanto ecco qua, vediamo la fotografia, intanto però la facciamo anche la prova tecnica in studio. Facciamo la prova tecnica, ecco, in qui. Studio, che è molto carina, perché... Allora, si mette la lampadina qua dentro? Esatto, la lampadina si infila esattamente qui dentro. Vediamo, ora ci proviamo, Ora ci proviamo. Ci proviamo? In diretta, esatto. È possibile anche lavorare... Ma questa lampadina è a basso consumo, vero? Questa è alogena, risparmio energetico. Risparmio energetico, esatto. Quindi risponde pienamente a quanto stavamo dicendo oggi. Perfetto, viene poggiato così, viene poggiato ed è una maniera, maniera, insomma, per ricoprirlo e beh, insomma, sicuramente più carina, più divertente del semplice filo. Potrebbe, e poi se il filo è colorato, beh, in realtà altra questo idea. È un altro filo speciale, questo è un attacco in ceramica, sì. È un attacco di quelli classici, quelli vecchia antichi. Maniera, vedete? Esatto, vecchia maniera, e anche il filo è un filo in tessuto piuttosto che un filo, diciamo, in plastica, per cui anche, diciamo, la stessa lampadina, anche solo lo stesso attacco col filo può essere nobilitato semplicemente scegliendo dei materiali leggermente differenti o anche sostituendo la lampadina, cioè non è necessario, ci sono, ecco, delle boule che sono molto belle, anche queste ci sono alogene a risparmio energetico, quindi sono degli elementi più grossi, un po' più scenografici, che fanno un po' d'arredo, che fanno, esatto, un po' d'arredo, assolutamente. Allora, e si torna, vedete, dalla guardate che bella questa immagine. Come colorate, sono tutte lampadine appunto di valore che rendono più bella la casa. Assolutamente. E non vi fanno sentire in colpa con i vostri parenti che arrivano a casa e dicono: ma come hai ancora le lampadine? Esatto. Con il filo che pende, ma è un filo chic che volete. Tra è l'altro, tutta un'altra, insomma, cosa. Nel campo, ecco, del design, lo studio proprio sull'oggetto lampadina è una cosa, insomma, che è andata avanti nel tempo. Queste, per esempio, sono di uno studio olandese ed è semplicemente il filo in silicone in tutti i colori con la boule, la lampadina. È possibile, per esempio, poi avere delle variazioni sul tema, magari non metterne una, magari metterne un grappolo messo insieme, tante lampadine diverse tutte insieme. Molto bene, legate, vedete? Da un... sì, certo, questo rende più bello, certo, quello che... rende più interessante. Guardate, insomma, un po' che bella, esatto, idea. Sono che... semplici lampadine con degli attacchi canonici, semplicemente sono tante, quindi sono magari un po' più scenografiche rispetto, diciamo, al filo pendente al centro della stanza. Questa è molto singolare perché questo è il vecchio... filo del, cioè, ferro da stiro, del ferro da stiro, esatto, sì. Guardiamo in a Max il tempo questo, di inquadrarlo, questo è il, vedete come tutto quadrettato, questo è il filo che vediamo sul ferro da stiro della mamma. Assolutamente. E questa è, diciamo, una lampada di origine nord europea e si chiama proprio cord lamp, proprio perché, diciamo, è costituita, gliela appoggio. Sapete che noi qui facciamo traslochi, certo, spostiamo le cose, guardate un po' che bella. Ed è costituita da... è solo filo, cioè in realtà come disegno, come studio, c'è un'anima in ferro che le permette, insomma, di
reggersi in questa maniera. Non subito un incantatore di serpenti, ma sì. No, il gioco è proprio questo. Anche questa è una valorizzazione proprio dell'oggetto lampadina, anche in questo caso, insomma. Tra l'altro, ecco, queste sono anche dimmerabili, per cui l'intensità può essere aumentata o, diciamo, diminuita all'occorrenza. Esatto. Ottima idea. Senta, quando abbiamo parlato di lampadine con carta da forno e lampadine con ritagli di carta, che cosa intendiamo? Beh, diciamo, per chi fosse diciamo avvezzo ad utilizzare in maniera un po' più carina le mani, oppure insomma, ecco, ha una capacità, un minimo di capacità artigianale, ci sono tantissime idee, diciamo, economiche a basso costo per fare dei lampadari anche a volte molto scenografici. Per esempio, quello che abbiamo visto poc'anzi parte da dai coprilampada che si trovano normalmente in tutti i negozi di arredamento, anche le famose lampade cinesi di carta. Sì. Attorno a quelle si può costruire qualsiasi cosa. Quello era un oggetto molto interessante perché è fatta tutta con carta da forno. Quindi questa carta da forno viene semplicemente attaccata e alla fine il risultato è di un lampadario molto scenografico. Bellissima. Non ci vuole una grande capacità artigianale, basta, diciamo, un po' di pazienza e un po' di fantasia e di creatività. Se noi non ce l'abbiamo, la copiamo da lei. Beh. Se no, che cosa l'avremmo chiamata qui in studio a fare? Sto ovviamente, lo dico sorridendo, ricordo ancora una volta il Mia, Via di Ripetta, quindi questa boutique della luce e delle idee, e non soltanto della luce, con la lampadina fatta con ritagli di carta, viceversa? Sempre con lo stesso sistema, diciamo, è una lampada che utilizza invece, questa è un'altra cosa, questa è di un designer che si chiama Thord Bronti, è fatta tutta di carta, è una carta particolare, diciamo, è un grande lavoro di intaglio, e questa va semplicemente appoggiata sulla lampadina. E anche accesa, chiaramente ha dei riflessi ed è molto interessante. Molto particolari. Allora, spazi piccoli, in ascolto con le orecchie belle dritte, tutti coloro che amano vivere o non possono vivere in altro che non sia uno spazio piccolo. Chi l'ha detto che una casa piccola non possa essere bellissima? Allora, abbiamo due immagini per il corretto uso del colore. Andiamo con ordine e andiamo a vedere dalla regia che cosa possiamo proporvi. Uso corretto del colore. Allora, chiaramente, ecco, diciamo, il bianco è il colore in assoluto che aumenta la percezione dello spazio. Quindi questa è una cosa abbastanza scontata, una scatola bianca con pavimenti, soffitti, pareti bianche ci fa avere una percezione dello spazio molto più ampia, quindi in questo caso ambienti comunque luminosi, anche diciamo elementi separatori molto leggeri, quindi non tende pesanti, non elementi eccessivamente forti ci possono aiutare ad ampliare. Andiamo avanti con le immagini. La dimensione dello spazio. Allora vediamo, forse c'era un'altra fotografia, ecco qui vediamo ancora il bianco, lo può vedere lì, lo può vedere lì. Assolutamente, questa è una maniera carina di sfruttare anche uno spazio piccolissimo come ingresso, ecco, anche di utilizzare delle piccole interruzioni che danno una percezione dello spazio differente. Le soluzioni più creative, vediamo, abbiamo tre immagini, una in fila all'altra, le mandiamo. Sì, per esempio, ecco, un elemento classico per allargare lo spazio in una stanza è l'utilizzo degli specchi, per esempio, in tutte le maniere possibili e immaginabili, perché aumentano, riflettono la luce in maniera particolare, hanno la possibilità chiaramente di allargare lo spazio, diciamo, in questo senso. Oppure, per esempio, anche usare dei trompe-l'oeil moderni. Esatto. Sì. Questo in realtà è montato su una porta e, diciamo, chiaramente ha una prospettiva molto allungata, dà immediatamente il senso della profondità. Certo. Ma anche banalmente poi, chiedere magari ad uno studente delle belle arti di fare un disegno su una parete che non sia magari il classico figurativo, anche una cosa un po' più stilizzata, aiuta magari ad aumentare la prospettiva. Ad ampliare. Sì, esatto, ad ampliare. Allora, articolazione dello spazio in quattro immagini, distribuzione degli arredi e dei complementi. Andiamo a raffica, lo chiedo alla regia, noi commentiamo immagine per immagine, ecco, in questo l'utilizzo dello spazio, cioè l'idea che non bisogna, diciamo, pensare ad una stanza solamente pensando alla sua superficie, ma al suo volume tutto. Quindi pensando di utilizzare delle pedane o degli elementi originali per
contenere le cose. Ecco, questa è una maniera molto interessante di, diciamo, di stoccare i libri. Magari ce ne sono tanti, la classica libreria può non essere, diciamo, l'unica soluzione. Sono delle mensole da soffitto utilizzate in questo modo. Il sottoscala, ci sono sempre dei punti della casa che possono essere riutilizzati sfruttati in maniera diversa e veramente al millimetro. Ecco, anche, diciamo, a volte bisogna rassegnarsi all'idea che uno spazio non sia enorme, quindi anche, diciamo, in un certo senso assecondare, diciamo, l'idea di nicchia piuttosto che di posto. Ma si dorme così bene in una nicchia, esatto, si sta molto più protetti, più protetti, quindi può essere la strada, cioè non allarghiamo necessariamente lo spazio, ma piuttosto creiamolo, rendiamolo più adatto a noi. Tutto sommato anche più intimo, più intimo, non è una cosa che disturbi. Assolutamente. Allora, io ringrazio l'architetto che è venuta a trovarci. Insomma, per quanto concerne le lampadine che pendono dal soffitto, non rappresentano più un problema e quindi è stata una serie di suggerimenti, di idee, soprattutto di idee che aiutano a risparmiare. Ultima parola per quei due sgabelli? Quelli sono interessanti, è, diciamo, uno spunto, quelli sono di un designer molto importante, sono fatti tutti quanti con materiali di recupero, proprio con vecchi pezzi di legno, di parquet recuperati. È un'idea, cioè è quella di, per tutti ovviamente, di recuperare degli elementi che si trovano poi nelle case di tutti e di riutilizzarli in una maniera creativa.